Oggi inizia una nuova era per il Sudafrica. Mandela assume la presidenza e con essa l'arduo compito di conciliare le aspirazioni dei neri con le paure dei bianchi. Invictus, appena uscito al cinema, ci racconta l'apartheid. A 20 anni dall'elezione di Mandela a presidente del Sudafrica, anche in Italia per la prima volta gli immigrati alzano la voce. Il problema non sono i diritti civili o il colore della pelle, ma la casa e il lavoro. Ha lavorato tanto tempo, ha pagato contributi, per noi siamo uguali, siamo tutti uguali. Domani divento clandestino, cosa posso fare? Gli italiani possono fare di più. Inizia la cosa a essere sempre più uniti nel mondo del lavoro, senza guardare la dignità del lavoratore, sia straniero sia italiano. Infatti, con la crisi economica, la questione del lavoro riguarda tutti e qualcuno pensa che il discorso non vada limitato solo a una lotta fra poveri. La risposta più che questa ovviamente deve essere invece la possibilità di organizzarsi, di auto-organizzarsi e insieme, insomma, migranti, autoctoni e tutti, riuscire invece a aumentare quella che è la possibilità appunto dell'accesso ai diritti per tutti. Il problema è stato sollevato, ma la strada verso le soluzioni è ancora lunga.